agrari remunerati dell'indirizzo produzione e trasformazione. La tecnica culturale delle chinaci angustifoglie prevede la messa a dimora di un telo falciamante con apposita manichetta per l'irrigazione. Abbiamo una distanza tra le file di 50 cm e sulla fila tra le piantine di 25 cm. Per l'impianto è stato impegnato una superficie di circa 500 metri quadrati per un totale di 4.000 piantine. La pianta ha presentato sin da subito una buona crescita senza crisi di trapianto e nel mese di giugno si presentava con i suoi capolini di color viola. In questa fase abbiamo adottato anche l'impianto di dissuasori contro le gazze e per la presenza di alcuni infestanti si è proceduto con il diserbo. Le piante inoltre, nonostante le calde estate, non hanno avuto bisogno di molte irrigazioni. E nella primavera 2017, presso l'azienda dell'Ito Monerati, si è proceduto all'impianto in pieno campo di echinacea angustifoglia, con la collaborazione dei docenti, del professor Saltarin e degli studenti. L'echinacea angustifoglia è una pianta poliennale con sviluppo vegetativo da primavera a autunno e fioritura tra i mesi di giugno e agosto. Presenta un apparato radicale fascicolato con radici di calibro differente dalla quale si otterrà la tintura madre. Il terreno che l'echinacea predilige è un terreno sciolto, quindi con una struttura adeguata e ben drenato. Adesso passo la parola al mio compagno Andrea Patano. Nel settembre del 2018 è stata eseguita la raccolta delle radici di echinacea nel campo degli Itamunerati di Santa Apollinare. Come prima operazione è stata eseguita una rimozione dell'apparato aereo mediante una trinciatura e in seguito sono stati rimossi l'impianto di irrigazione a manichetta e il telo pacciamante. Come seconda operazione è stata eseguita una scollettatura, quindi una rimozione del restante apparato aereo mediante un taglio alla base del colletto della pianta, effettuato da una macchina che è composta da tre lame disposte ad Y che eseguono una rotazione ad elevata velocità effettuando un taglio a raso terra. Inoltre la macchina è sostenuta da due rulli che sono posizionati rispettivamente all'anteriore e al posteriore delle lame che permettono, grazie ad apposite regolazioni, di affinare il lavoro in modo che sia il più preciso possibile. Per quanto riguarda l'estrazione è stata eseguita da un apposito macchinario che penetra nel terreno ad una profondità di 40-45 cm ed è dotato di organi a pettine che, effettuando un movimento sussultorio, portano le radici in superficie e le scuotono per ottenere una pulizia dal terreno annesso ad esse abbastanza grossolana. Successivamente alla fase di raccolta, di estrazione, è stata fatta una raccolta manuale con un incassamento in bins del prodotto per agevolare la logistica, appunto, del prodotto, effettuando un ulteriore scuotimento a mano della radice per ottenere una pulizia maggiore dal terreno della radice. E successivamente, nel caso in cui ci fosse stata la necessità, una rimozione del restante apparato aereo manualmente. Successivamente alla raccolta, il prodotto è stato portato nella sede dell'istituto dove è stato lavato utilizzando grandi volumi d'acqua ad alta pressione, girando e rigirando all'interno, appunto, dei bins il prodotto, la radice, per ottenere una pulizia il più precisa possibile. Passo la parola ai miei compagni. Buongiorno a tutti, siamo Sara Perin ed Elisa Moretto dell'Istituto Agrario Ottavio Munerati di Rovigo e frequentiamo la classe quinta D dell'indirizzo produzione e trasformazione e oggi parleremo di come abbiamo ottenuto la tintura madre di echinacea angustifoglia. Ma innanzitutto, quali sono le proprietà della tintura madre? L'azione antivirale dell'echinacea è particolarmente utile per prevenire gli stati influenzali e curare le malattie da raffreddamento. Inoltre, grazie ad un effetto cortisone simile, abbiamo delle proprietà antinfiammatorie ed antiartritiche,
Può essere utilizzata anche come semplicemente per purificare la pelle o come antirughe o contro le smagliature ed è ottima come tonificante per facilitare la circolazione sanguigna e sotto forma di tintura madre ha un'azione disinfettante e cicatrizzante, oltre che antimicrobica. Queste notevoli proprietà della tintura madre derivano dall'abbondanza nell'echinacea di flavonoidi ed altri principi attivi. I flavonoidi contenuti nell'echinacea sono ad esempio la luteolina o la quercetina o la pigenina, che uniti ad altri composti hanno un'azione batteriostatica e battericida, oltre che la presenza dell'acido caffeico unita a quella dell'acido cicolico permettono un'azione antivirale tale da ostacolare la penetrazione dei virus all'interno delle cellule. Ma che cos'è una tintura madre? La tintura madre non è altro che un estratto erboristico che è stato ottenuto dalla macerazione idroalcolica di una droga vegetale. Nella nostra scuola abbiamo utilizzato come droga vegetale le radici fresche di Echinacea angustifolia. L'utilizzo delle radici fresche non è a caso, in quanto esso ci ha permesso di salvaguardare la notevole quantità di principi attivi presenti. Infatti, al contrario, se avessimo utilizzato delle radici secche, avremmo perso una buona parte delle proprie proprietà. Per la preparazione della tintura madre abbiamo utilizzato innanzitutto la droga vegetale rappresentata dalle radici fresche, ne sono state